Oggi facciamo tappa in Sicilia per un vino, oserei quasi dire, di mare. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Tirsat di Gurra di Mare. Il nostro viaggio alla scoperta dell'Italia del vino oggi ci porta in provincia di Agrigento, più precisamente a Melfi. Ed è qui che Cantina Castellare, uno dei nomi più famosi per quanto riguarda i vini toscani, decide di acquistare una tenuta in zona Porto Palo, l'antico porto di Selinunte, e decide di chiamare questa tenuta con vigneti che si estendono quasi fin verso la riva del mare, per l'appunto Gurra di Mare. La Gurra è un piccolo corso d'acqua che scorre all'interno della città di Melfi e arriva fin verso le spiagge per poi sfociare nel mare e che conferisce particolari caratteristiche al paesaggio del luogo. Gurra di Mare produce Tirsat, questo vino che, come ci viene anticipato, detto dal sito della cantina, proviene dal mare. E quindi ci aspettiamo di trovare nella sua degustazione delle note particolari che ci ricordino il mare e i paesaggi marini. Ma prima di andarlo a degustare andiamo a vedere qualche nota più tecnica con l'aiuto della nostra scheda. Intanto possiamo vedere che questo vino è un'annata 2015, la gradazione alcolica è di 13 gradi ed è prodotto con 50% uve Viognier e 50% uve Chardonnay. E andiamo a vedere con la nostra degustazione questo vino, partendo come sempre dal colore, questo giallo dorato molto carico, molto intenso e particolarmente anche bello da vedere. Andiamo a sentirlo al naso. Sicuramente note fruttate, ad esempio albicocca, pesca a polpa bianca, si nota anche un accenno di miele, di fiori bianchi. E poi anche in sottofondo un leggero sentore speziato e dolce. Andiamo a sentire se al gusto ritorna questa sensazione olfattiva. La nota dolce è sicuramente percepibile, accompagnata da una acidità ben bilanciata, con una chiusura un po' più amara e un leggerissimo gusto salino. Probabilmente non è molto persistente, ma sicuramente lascia una buona sensazione di morbidezza e freschezza in bocca. E quindi, dopo aver degustato il nostro vino, cosa possiamo dire relativamente alle categorie per cui di solito attribuisco un voto? Se partiamo dal rapporto qualità-prezzo, dico subito che non è un vino per tutti i giorni. Una bottiglia può costare tra i 13 e i 18 euro. Oltretutto, ne vengono fatte solo 6.600 bottiglie, meno questa è la dichiarazione sull'etichetta, e quindi difficilmente troverete l'annata che io sto degustando. Ma andando su, ad esempio, dei siti di e-commerce o su qualche cantina o enoteca più fornita, potreste trovare qualche annata un po' più recente. Quindi non è un vino da tutti i giorni, ma comunque un vino da provare perché ha questi gusti complessi che possono essere interessanti da sentire. E parlando di gusti, parliamo anche degli abbinamenti culinari. Questo è un vino adattissimo per le crudità di pesce e in particolare vi consiglio o vi consiglierei di assaggiarlo con un bel carpaccio di pesce spada. È sicuramente la morte sua, come si potrebbe dire, come si suol dire.
e venendo alle occasioni d'uso, essendo molto adatto per il pesce, è un vino forse tipicamente estivo, magari da serata all'aperto, accompagnato appunto dalle crudità insieme ai vostri amici, un vino che va bevuto a una temperatura un po' fresca, quindi siamo intorno agli 10 massimo 12 gradi, magari appunto se siamo in estate se lo teniamo anche a 8 inizialmente non facciamo male, e che sarà apprezzato dai vostri commensali perché ha queste note molto riconoscibili e facilmente ritrovabili, e questo mi porta a chiudere dando il mio classico voto, un giudizio complessivo mi fa venire in mente un discorso legato alla Sicilia. Questo vino è molto fra virgolette siciliano, e se avete avuto modo di assaggiare o degustare la pasticceria del posto potreste trovare all'interno di questo vino, soprattutto nella parte olfattiva, delle note che si avvicinano molto. Questo gusto, questo sentore dolce e speziato è facile ritrovarlo soprattutto nella pasticceria secca dell'isola. E perché no, forse in alcuni casi, soprattutto con la pasticceria secca, questo è un altro abbinamento così al volo che mi viene in mente di consigliarvi, potrebbe anche trovare un suo perché. Proviamo ogni tanto anche a usare il vino, qualche esperimento, qualche prova, per vedere di trovare degli abbinamenti un po' insoliti. Quindi è un vino che, nonostante il prezzo non sia proprio da vino di tutti i giorni, vi consiglio, qualora ne abbiate l'occasione, di acquistare e proporlo ai vostri amici, ai vostri commensali, ma anche a voi, per farvi un regalo. Bene, anche per oggi la mia degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace gradito, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video, e mi raccomando, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e al canale Instagram, dove troverete gli indizi per indovinare le bottiglie, partecipate a questo gioco che ogni tanto, o meglio, sempre faccio con le bottiglie i giorni prima della degustazione. Scoprite, provate a indovinare, ma soprattutto se avete già assaggiato Tirsat e volete farmi sapere la vostra opinione, qui sotto nei commenti è sicuramente il posto più adatto. E per oggi, ricordandovi che non bisogna bere se si ha meno di 18 anni, non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, io vi saluto, ma vi chiedo ancora un po' di pazienza perché fra un po' arrivano i voti finali. Un ciao da Francesco e da The Wine Channel.